Buonasera cari amici, sono qui per confessare uno degli altri nuovi vizi che ho in questa vita, la focaccia brutale. Come non mi sono inganciato prima, non lo so, mi starò tutto l'assoluto. Comunque, prendo l'occasione in questa fresca notte dove si iniziano a intravedere lampi e nubi, vi voglio presentare il film che ho acquistato quest'ultimo viaggio fatto a Genova. Allora iniziamo con Il marchio di Dracula. Questo logicamente chi altri se non Jacknula poteva consigliarmi questo film. Vedremo com'è. Ecco, tutti questi DVD e Blu-ray li ho acquistati in una bancarella vicino al porto di Genova e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso, diciamo, per quello che ho trovato. E tutti i colori del nero. È un film che non ho mai visto, ma rimasterizzato in HD. Successivamente abbiamo, vabbè, questo è un classicone, cioè, infatti mi domando perché non c'era già nella mia collezione L'inquilino del terzo piano, di Roman Polanski. Chi lo considera uno dei migliori film di Roman Polanski, anche questo secondo me è un'opera maestra. Non sono Simon Schulz! Successivamente abbiamo, questo è un film che non ho mai sentito nominare, però ho visto che c'era Christopher Walker che interpretandolo, dunque The Addiction, per la sua riguardo a vampiri a New York. Sì, vampiri a New York, infatti il sottotitolo. Abbiamo un Blu-ray, questo è un film che ho visto tantissimi anni fa, con Jodie Foster, se mi sembra che sia anche il primo film che ha girato lei, perlomeno horror, giallo, ed è quella strana ragazza che abita in fondo al viale. Troviamo una Jodie Foster giovanissima. Continuiamo con La notte dei resuscitati ciechi, un film spagnolo che si intitola La noche de las gaviotas, e qui penso che ci siano zombie o cose simili. Abbiamo successivamente, beh, questo qua penso che sia un calzo del trash, gli eredi di King Kong. Dove praticamente King Kong non c'è, c'è Godzilla, Mothman e tutte le creature vedremo che trashata di film, ma io ci guazzo dentro queste cose, cioè proprio mi appassionano. Speriamo che ci sia qualche scienziato pazzo così che vuole distruggere il mondo, no? Sarebbe interessante. Poi abbiamo un film di Quentin Tarantino, Death Proof, a prova di morte, che dalla coincidenza che proprio oggi Ilaria ha parlato di questo film, diciamo, ha simulato una scena, ci dà la coincidenza della telepatia che l'ho acquistato proprio questa mattina. Abbiamo, vabbè, anche questo è un film che a quanto sembra è fuori catalogo, Della morte dell'amore. Ma come fai ad essere fuori catalogo tu? Cioè, non capisco che non è un film eccellente, però è la migliore interpretazione o raffigurazione di Dylan Dog da Rupert Everest, con una fantastica Anna Falchi, anche se a me piace di più Rupert Everest, dunque un fantastico Rupert Everest. Successivamente abbiamo La casa sperduta nel parco, un film di Ruggero Deodato.
Non ho la più pallida idea perché ti devo dato, solamente ho visto Cannibal Holocaust. Ok, continuiamo con L'invasione delle api regine, un film anche questo mi sembra degli anni 70, se non erro, che ho visto appunto una scena da piccolo, mi ha lasciato traumatizzato, ma traumatizzato. Ma mi sa che l'ho vista, questa scena l'ho vista in notti d'orrore. Potrebbe essere che c'era proprio una scena di questa donna che è assediata dalle api che le formano tipo una seconda pelle sopra e lei rinasce da questa pelle. Dunque, può essere che ultimamente si sta parlando molto di Zio Tibia. Lo vedremo prossimamente nel canale di Ore d'Orrore, se non sbaglio, verso il 20-21 luglio. Abbiamo, vabbè, Quattro mosche di velluto grigio, che anche questo non me lo ricordo perché ero troppo piccolo quando l'ho visto, dunque sarà veramente una riscoperta. E questa è L'ultima casa a sinistra, che devo rivedere anche questo, però devo avere la giornata per vedere questo film perché è un pugno nello stomaco, dunque sì. E infine, ecco, adesso è il momento che prenderete questo video e lo brucerete. No, no, perché no? È un film della Disney, ragazzi. Anch'io delle volte ho dei peccati. No, non è della Disney. Non è della Disney, ho sbagliato, truffato. No, non lo so se è della Disney o no. Sì, è della Disney. Vabbè, è di Tim Burton. Bau, Frankin Cooker, no? Scusate, ho sbagliato il film. Ho scambiato il cagno per puttana. Voglio dire, sì, Frankin Cooker, infatti, è la versione. Questa. Scusate, Frankenweenie è la versione cagnesca di Frankenstein. Dopo c'è la versione Frankin Cooker, che è la versione puttanesca di Frankenstein. Però in questo caso viene in due CD, uno in 3D, ed è carino, dai, insomma, d'altronde si sta parlando sempre di Tim Burton. E con questo è tutto, e vi lascio e corro in frigo a prendermi un altro pezzo di focaccia, e vi auguro una buona notte.